Grazie. Grazie Presidente. Il gruppo Fratelli d'Italia è estremamente favorevole a misure che vengano incontro alle esigenze delle isole minori. Anche nella legislatura scorsa abbiamo proposto provvedimenti in questo senso. Teniamo a chiarire che, come già stato detto dai colleghi Romeo e Paroli, si tratta semplicemente di dare, proprio perché abbiamo a cuore questo problema, di dare modo al governo di poter presentare anche il suo disegno di legge, che naturalmente potrebbe essere abbinato a quello di cui oggi viene chiesta la deliberazione d'urgenza. Tutto qui è una cosa molto semplice. La scorsa legislatura, ricordo, nella quale tutti i gruppi, tranne il Movimento 5 Stelle, chi più a lungo, chi meno a lungo, è stato all'opposizione, non è stata mai chiesta questa deliberazione di urgenza, cosa che avrebbero potuto fare tutti i gruppi dell'opposizione, avremmo potuto farlo anche noi, che eravamo durante gli ultimi due anni l'unico gruppo di opposizione. Ma abbiamo ritenuto di andare avanti secondo le procedure normali. Adesso, se si vuole dire che il Parlamento viene modificato, mortificato da questo voto, beh, apprezzo che dopo un periodo in cui c'era la fiducia ad ogni provvedimento, dove si sono approvate leggi di bilancio in 24 ore, improvvisamente si scopre la centralità del Parlamento. Siamo talmente per la centralità del Parlamento che vogliamo che si discuta anche sulle isole minori, sia il provvedimento proposto da un gruppo di opposizione, sia quello del governo.